Presentato ieri mattina nella sala convegni del Palazzo Ducale di Sant'Arpino, il libro Ricerche storiche e critiche sull'origine, le vicende e la rovina di Atella, antica città della Campania. Ristampa della prima edizione del 1840. Il libro è stato presentato nel giorno del 259° anniversario della nascita del suo autore, l'abate Vincenzo De Muro, importante storiografo sant'arpinese, vissuto nella seconda metà del Settecento. La ristampa e l'intera manifestazione sono stati organizzati dalla Proloco locale, con il patrocinio del Comune di Sant'Arpino. I lavori, coordinati dal giornalista Elpidio Iorio ed introdotti dai saluti del presidente della Proloco, Aldo Pezzilla, del sindaco facente funzioni Aldo Zullo, dell'assessore alla cultura del comune di Sant'Arpino Salvatore Brasillo e del parroco Don Michele Manfuso, hanno visto svilupparsi un intenso dibattito a cui hanno preso parte Antonio Nazzaro, professore emerito nell'Università di Napoli Federico II, il sottotenente Stefano Guardia della Scuola Militare Nunziatella, presidente onorario della Proloco locale Giuseppe Della Versana e la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Rocco Cinquegrana di Sant'Arpino, la professoressa Maria Deborah Belardo.